Ciao a tutti da GGR Studios, il nostro canale dedicato alle lezioni, recensioni e tutorial sull'audio recording. Non dimenticate di iscrivervi cliccando sul pulsante sotto a destra per rimanere aggiornati in tempo reale e ricevere quindi notifica dei video caricati. In questa lezione ci occupiamo di distinguere, quindi cercare di capire, quali siano gli algoritmi di bouncing all'interno di Studio One. In particolar modo vedremo il bounce offline riguardante alcuni dei parametri, i bounce offline che troviamo qui nella sezione Event o Eventi. In particolare, Bounce Selection, Bounce to New Track e Mix Down Selection. Cerchiamo di capire cosa li distingue. Innanzitutto, il Bounce Selection crea un bounce della traccia editata senza includere alcun tipo di plugin né nel master né nel canale effetti, che in questo caso ne contiene diversi. È utile nel momento in cui stiamo editando una traccia, per cui quando tagliamo ad esempio i silenzi all'interno della traccia e quindi limitare al massimo i rumori di fondo, oppure abbiamo già editato, come abbiamo visto nei tutorial del drum editing, la batteria, e quindi cerchiamo di compattare la sezione dell'edit. Qualora volessimo includere i plugin che si trovano nella traccia, quindi quelli inseriti direttamente sulla traccia in questione, in questo caso la cassa è stata estremamente alterata, ascoltiamola, perché stiamo lavorando su un brano metal, quindi abbiamo bisogno di questo tipo di timbro. Per creare una traccia audio che contenga già questi plugin, ma non i plugin inseriti nel master, dovremo applicare l'opzione Bounce to New Track. Ecco il risultato. La traccia è vuota, vediamo, e contiene già il sound che troviamo qui. Qualora invece volessimo includere non soltanto i plugin contenuti nella traccia, ma anche quelli contenuti nel bus master, che troviamo qui alla fine del segnale, saremo costretti a scegliere l'opzione Mix Down Selection. Spero che questa lezione vi sia stata utile, vi aspetto ai miei seminari, al corso professionale presso il mio studio e nei corsi online, dove gli argomenti verranno affrontati in maniera semplice e accurata. Verrete a contatto con le mie tracce, affronteremo i vostri mix insieme e li finalizzeremo nella fase di mastering. Continuate a seguirmi su Facebook, YouTube e MusicOff. Non dimenticate di iscrivervi al mio canale lasciando poi i vostri commenti sotto. Ciao, a presto!